Buonasera e benvenuti all'intervista. A Tu per Tu questa sera si occupa della vicenda di Bibbiano, una vicenda nota perché ormai occupa quotidianamente con un livello altissimo di scontro mediatico e anche politico la cronaca nazionale, oltre che dei giornali locali. È una vicenda legata a questioni di affido e di abuso, diciamo, di questo sistema dell'affido. Si basa su un'inchiesta aperta dalla Procura di Reggio Emilia, un'inchiesta cui è stato dato il nome di Angeli e Demoni, che è un nome che già evoca un po' la materia di cui si occupa. Con noi questa sera sono per parlare, vedremo fra un poco di quali argomenti, ma prendendo spunto proprio da questo caso giudiziario, sociale, culturale, ma anche politico, diciamo, perché poi è stata sempre di politica, come dire, della famiglia, di politiche messe in campo per tutelare le famiglie, i minori, i bambini, i giovani. Patrizia Micai, avvocato, si è lungamente occupata nella sua carriera di avvocato, diremo meglio, avvocata Patrizia. Nella sua carriera di avvocata si è occupata lungamente di vicende giudiziarie di questo tipo, in particolare di una vicenda scottantissima, nota come i diavoli della Bassa Modenese, adesso per l'esistenza di una ricostruzione attraverso podcast in 8 puntate di Paolo Trencia, Veleno, questa è la storia, diciamo, e chi segue le cronache sa di che cosa parlo. Con noi è anche Francesco Colaiacovo. Buonasera. Che è fondatore, oltre che socio, anche attualmente, dell'Associazione di Famiglie Affidatarie Dammi la Mano. Francesco Colaiacovo è noto ai nostri telespettatori anche per essere un consigliere in Comune Ferrara del Partito Democratico, ma anche per altre attività e altri ruoli pubblici che ha svolto in questi anni. Allora, avremmo voluto avere con noi anche l'assessore ai servizi sociali del Comune di Ferrara, la quale ci ha promesso che verrà, come dire, a raccontarci un po' come sta andando la situazione a livello del Comune di Ferrara, i servizi sociali per quanto riguarda la tutela dei minori, subito dopo le vacanze, quindi noi l'aspettiamo molto volentieri. Ecco, in tutto questo gran parlare di abuso, diciamo così, delle procedure dell'affido, in questo volontà della Procura naturalmente di andare a fondo su sistemi illeciti, scoprire fino a che punto c'è, diciamo, l'illegittimità delle procedure, ci sono degli elementi, diciamo, di tipo proprio criminale in alcuni casi nei confronti dei minori, delle famiglie affidatarie e delle famiglie di provenienza, diciamo, e quale connivenza con queste, diciamo, presunte famiglie affidatarie, rischia di passare sotto silenzio il tema di fondo, che è la questione dei diritti dei minori, della tutela dei diritti dei minori e, vogliamo dirlo, anche delle famiglie in difficoltà, perché i minori sono particolarmente soggetti deboli sempre, ma quando la famiglia a cui appartengono, la famiglia che vive momenti di disagio, sono davvero ancora più da tutelare. Allora, Patrizia Micai, la famiglia, chi deve prendersi cura dei minori? Si deve prendere cura senz'altro la famiglia e la fragilità della famiglia deve essere sostenuta dallo Stato. Sostenuta significa che si deve affidare ai servizi sociali nel momento di difficoltà con fiducia. Quindi questo momento in cui tutto viene messo in discussione, occorre verificare quali sono gli articoli di base che tutelano i minori. Sicuramente il Codice Civile, la Carta Costituzionale, la Carta Europea, andando sempre su, fino ai diritti internazionali della Convenzione di New York. Quindi sulla carta i diritti sono ben scritti. L'Italia spesso viene condannata perché non riesce a rispettare con puntualità il diritto sacrosanto del minore di crescere in famiglia. Questo è il tema. Quando c'è fragilità, il bambino che è in difficoltà, come deve essere tutelato? Quindi innanzitutto deve avere la possibilità di rivolgersi a un'istituzione solida che preveda che questo bambino all'interno della propria famiglia o nella rete familiare possa continuare a vivere. Se questo non è possibile, come ultimo e residuale,
Vi è il rimedio del bambino affidato ai servizi sociali tramite ordinanze che devono essere comunque convalidate dal tribunale per i minorenni o dal tribunale ordinario e deve essere l'ultima delle possibilità, ovvero l'ultima spiaggia è quella di essere fuori famiglia. Fuori famiglia dopo ci sono due possibilità, o nella casa famiglia o con le famiglie affidatarie. E l'adozione? L'adozione è solo dopo l'affidamento, quindi nel caso in cui dopo l'affidamento, questo affidamento che non riesce che più a fare... Che è sempre temporaneo, ho capito dovrebbe bene. Dovrebbe essere temporaneo, purtroppo nei fatti, io ve lo dico per pratica, non è così. Un conto è quello che si scrive, un conto è quello che si vede. Pertanto l'adozione è solo l'extrema ratio nel momento in cui il bambino, se non è riuscito a ritornare in famiglia per un percorso che dovrebbe intraprendere insieme alla famiglia affidataria, purtroppo può essere adottato e si troverà in una situazione di adottabilità. Ecco, allora abbiamo detto la famiglia e poi nel caso la famiglia non sia in grado, diciamo, di svolgere questo ruolo di educazione, di crescita, di tutela dei diritti dei propri figli, ci sono diverse figure, scattano come dire delle figure di tipo giudiziario, quindi sono tutore nominato dal tribunale, o diverse figure sempre di natura giudiziaria, tribunale minorile, diciamo una di queste istituzioni, e i servizi sociali sono come dire l'elemento di congiunzione, posso dire così, Michai? Dovrebbero essere gli occhi e le orecchie del tribunale. Del tribunale, quindi la società attraverso l'amministrazione, diciamo, pubblica si è data questo strumento, i servizi sociali hanno un settore proprio minori che quando riceve delle segnalazioni, perché normalmente gli assistenti sociali, i servizi sociali si attivano quando ricevono delle segnalazioni, non possono avere, come dire, sto controllo tutti i bambini. È proprio lì il tema, quindi queste segnalazioni da dove arrivano, come vengono vagliate, perché è proprio questo il tema, il 403 del Codice Civile. Il 403 del Codice Civile è ancora attuale? Secondo molti no. È intanto di provenienza fascista, perché proviene da un codice proprio di quell'epoca. Non è mai stato riformato e questo articolo è talmente ampio e talmente vago che dà la possibilità a qualunque tipo di sospetto. Quindi si può partire da un disegno malinterpretato, si può partire da un segno che tu ritieni che possa essere indizio di fatti gravissimi, tipo fa la pipì alla notte. Ok. Non è che anche la società dei media, in modo particolare il film, il cinema proprio, abbia, soprattutto il cinema di provenienza, per esempio, americana, statunitense, no? Di cui sono piene da decenni le nostre sale cinematografiche e i nostri circuiti televisivi, abbiano anche, al di là dei fenomeni di cronaca, indotto una sorta di sindrome della paura che il bambino subisca violenza e nessuno intervenga. Dice benissimo, dottoressa, è proprio di provenienza americana. C'è uno studio, ovviamente non è mio, non sono io che posso parlare di questo, ma comunque studiando questi argomenti, proviene dagli studi americani. Quindi in America ci fu negli anni 70-80 un momento in cui la paura del mostro, la paura del pedofilo, ci fu una sorta di contagio. Questo non vuol dire che la pedofilia non esiste, d'accordo? Cioè la pedofilia purtroppo esiste, gli abusi esistono, ma da lì a mistificare, creare il mostro anche dove il mostro non c'è, bisogna stare molto attenti. Quindi questa è proprio la delicatezza della vicenda, cioè come adottare dei rimedi che siano assolutamente certi affinché la persona colpevole venga accusata e in maniera certa processata e allo stesso tempo anche il bambino abbia una tutela certa nel momento del bisogno. Io, come dire, opero all'interno del mondo dei media, esiste una carta di Treviso che è stata, diciamo, redatta nel 2006 e che impone determinati obblighi a chi si occupa di stampa, di media in senso lato, sia con le immagini che con la parola scritta e parlata, obbliga a rispettare, a tutelare i diritti dei minori, la privacy. Questo avviene fino ad un certo punto, quindi ci sono tante carte, ma come diceva prima lei, telefono azzurro è arrivato addirittura prima della Convenzione dell'ONU nel 1987.
Ecco, e io ricordo che proprio Telefono Azzurro si faceva pubblicità sui mass media per indurre i bambini o chi poteva avere, diciamo così, un contatto con i bambini a denunciare, diciamo, se c'erano delle violenze, che non sono soltanto violenze di natura sessuale, ma sono violenze di tutti i tipi. Ecco, violenze che accadono in famiglia. Questo è proprio la famiglia che dovrebbe prendersi cura, può diventare il luogo invece del male, ecco, del male. E in quel caso lì la famiglia affidataria, il sistema dell'affido, può essere uno strumento importante. Francesco Colaiacovo, padre, non solo affidatario, ma anche di figli suoi, naturali, ha un'esperienza come fondatore dell'associazione, membro dell'associazione, e come padre affidatario. L'affido, che io personalmente ho seguito alcuni anni fa, proprio nello svolgimento, diciamo, delle funzioni, delle dinamiche, anche della vita all'interno della famiglia affidataria, e ho pensato che le famiglie affidatarie fossero delle famiglie che si assumevano dei compiti molto alti, molto importanti e anche pesanti. Come funziona il sistema dell'affido? Sì, almeno come funziona a Ferrara? Sì, a me piacerebbe riportare il tema non soltanto a quelle che sono alla casistica, quella estrema di violenza, perché è chiaro che sia l'esperienza dell'avvocata Micai, di cui lei che ha portato avanti molto, in maniera molto importante le indagini che riguarda la bassa modenese, ma anche qui in questa circostanza qui di Bibbiano, si parla appunto di casi estremi, appunto di violenze, di presunte violenze. Ma guardiamo un po' nella generalità dei casi in cui si interviene con l'affido, in cui interviene, viene auspicato e chiesto l'aiuto delle famiglie affidatarie. Sono i casi in cui la generalità, cioè una certa incapacità genitoriale. E quindi non parliamo di povertà, è bruttissimo associare il tema povertà con l'affido. Questo ci tengo in maniera particolare, sia perché l'articolo 3 della Costituzione dice che lo Stato deve rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo e l'uguaglianza dei cittadini, quindi la povertà non può essere. Noi abbiamo esperienze di mamme che sono anche sole, povere, ma che hanno una grande attenzione e affetto nei confronti dei propri figli. In quel caso si deve intervenire il servizio sociale, deve intervenire anche la comunità. Io sono a conoscenza di un quartiere che si è presa carico con il progetto del volontariato accogliente di Agire Sociale di una mamma e di un bambino, e il quartiere intero sta aiutando, è a conoscenza dei servizi sociali, ma il bambino rimane con la mamma, povera, ma una mamma che ama e la mamma che è accudente. Quindi noi parliamo dei casi in cui per tanti motivi, per la storia personale anche dei genitori, spesso anche di mamme da sole, ma dei genitori proprio per storie personali cronicizzate nel tempo, di mancanza di accudimento loro che hanno avuto, di deprivazioni loro, non ce la fanno. E allora non è un caso che ad esempio nel 2017 ci sono stati ben 16 casi di affidi consensuali. Qui a Ferrara. Qui a Ferrara. Quindi vuol dire di genitori o mamme o papà da soli che chiedono aiuto ai servizi e che chiedono proprio che vengano aiutati nel far crescere i propri figli. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'affido in quel momento, in quella circostanza lì, è un'occasione di dare del tempo a questa famiglia, ai genitori naturali di riprendersi, di acquisire quelle capacità, di curare loro stessi perché hanno bisogno di curarsi, perché loro stessi sono stati deprivati, hanno bisogno di attenzioni loro. Beh, quando l'affido è consensuale, avvocata, che cosa? Cioè, non esistono problemi? Oppure anche nel caso della consensualità si può verificare, come dire, una condizione di minorità della famiglia che in un qualche modo accetta il suggerimento, il consiglio, nei casi della Regione Reggio Emilia, l'imposizione in un qualche modo quasi ricattatoria, ed è qui l'elemento dell'illiceità. È lì l'elemento, perché è il sistema che a mio avviso ha delle falle. Quando il servizio sociale, che è senza risorse, perché questo lo dobbiamo dire, cioè le riforme passano anche dalle risorse e soprattutto dalle risorse,
hai poco personale, viene tutto esternalizzato, la persona che può stare al telefono non può stare fuori, la persona che sta al computer non può fare le fotocopie, c'è poco personale. Quindi c'è un sistema che se funziona male, come dire, è perché non è stato messo in grado in molti casi di funzionare. In molti casi è così, sono tutti giovani che devono ancora peraltro diventare operatori pieni, perché sono quasi tutti ragazzini. Perché sono ragazzini? Perché sono esternalizzati, quindi non hanno un rapporto continuativo di formazione. Quindi esternalizzati vuol dire che non dipendono dall'amministrazione pubblica, ma fanno parte di associazioni, di centri. Che ormai diciamo. È il male della nostra società questo, quindi mi permetto di assumermi le mie responsabilità. Sì, esternalizzare tutto, pur di risparmiare, perché poi è questo il tema, no? Quando viene esternalizzato, chi vince la gara? Quello che ha il minor prezzo. E allora a quel punto come fai a fare? Quindi anche qui vincono, come dire, i progetti nei bandi a ribasso, al massimo a ribasso. Sì. È tristissimo questo. Lascio di nuovo la parola a Francesco Laiaco, perché dopo aver parlato delle famiglie, che dicevamo in alcuni casi sono d'accordo, ecco, su questo prelievo temporaneo, no, dei loro figli, perché hanno bisogno in un qualche modo di curare se stessi, pensare a se stessi. Poi c'è anche, diciamo, la situazione invece delle difficoltà delle famiglie in cui padre e madre si stanno divorziando, e molto spesso il divorzio non è così tranquillo e consensuale. Ci sono tanti casi, ecco, intanto abbiamo cercato di far capire questo. Le famiglie affidatarie, qui per l'esperienza che ha lei, come vengono selezionate, che identikit si fa delle famiglie affidatarie? Ma le famiglie affidatarie vengono selezionate in questi termini, cioè prima fondamentalmente viene fatto, tra virgolette, cioè viene diffuso l'avvio di percorsi di formazione, e normalmente in autunno. Questo viene avviato in collaborazione comune ASP e anche l'Associazione delle Famiglie Affidatarie. Normalmente ci sono 5 incontri a cui partecipano coloro che vogliono conoscere, imparare a conoscere l'affido. E quindi dopo questo percorso di formazione, nel momento in cui una famiglia decide di sperimentarsi, di approcciarsi a questo, quindi di mettersi in gioco rispetto a questa esperienza, allora c'è un percorso di istruttoria simile a quello dell'adozione con assistenti sociali e psicologi. E quindi cioè, la famiglia affidataria viene formata, ma non viene lasciata sola neanche dopo, perché ci sono mensilmente degli incontri di autoaiuto con le altre famiglie affidatarie. E dove l'affido può funzionare bene, c'è bisogno di un servizio molto forte, presente, perché... Quindi le famiglie affidatarie hanno bisogno di un sostegno anche loro, non solo di un controllo. Non sono dei superman. Le famiglie affidatarie, le uniche conoscenze che hanno sono quelle da papà e di mamma, certo, o se un single, cioè hanno la capacità di dare affetto e attenzione. E soprattutto però si ritrovano a dover anche valorizzare, questo è importante, anche la famiglia naturale, perché se uno vuol valorizzare il minore, il bambino, per valorizzare e esaltare l'autostima del bambino, devi valorizzare anche la famiglia naturale, proprio perché il bambino viene da quella famiglia. Se tu lo vuoi valorizzare la sua stima, devi. Quindi le famiglie affidatarie normalmente ospitano anche a casa loro, dipende dalla situazione. Sì, quindi non scompaiono le famiglie naturali. No, ma a volte c'è una o due volte a settimana fanno l'incontro, ecco. Dipende dal livello di, diciamo, di problema che è nato tra genitori e figlio, no? E quindi se è un problema di immediato risoluzione, cioè dove, di accompagnamento, è chiaro che gli incontri tra genitori naturali e genitori e bambino sono abbastanza frequenti, e a volte avvengono in casa della famiglia affidataria, certo. E quindi si instaura anche un rapporto, certo, quindi di attenzione della famiglia affidataria nei confronti della, certo, della famiglia, di della naturale, famiglia naturale. Tutto questo non accade quando invece i casi per cui il bambino viene prelevato sono casi di violenza, certo, o presunta tale. Ecco. Oppure quando ci sono i genitori. Quando ci sono? Ci sono i genitori in conflitto, quando c'è il cosiddetto bambino conteso, l'altro tema che sollevava lei, dottoressa, che è molto molto comune.
A volte, no, ci sono questi bambini che vengono utilizzati proprio come ricatto, quindi io tengo il bambino, non lo faccio arrivare alla mamma o viceversa, e quindi si chiama il fenomeno del bambino conteso o alienato. Oggi l'alienazione parentale è negata, dicono che non esiste, tuttavia parlano di atteggiamenti alienanti, cioè mettere in una condizione il genitore di essere rifiutato dal figlio, certo. E questo non deve avvenire tra le famiglie affidatarie, certo, e le famiglie naturali. Naturalmente la vittima è il bambino che si trova ad essere lacerato, ormai questa, diciamo, fa parte di un'esperienza che è comune anche se non... È importante riprendere l'articolo 403 dopo, se possibile. Sì, volevo chiedere, ma non sono i servizi sociali, ricevono segnalazioni, fanno le loro istruttorie, verificano, poi magari decidono che quel bambino starebbe bene per un po' di tempo in un altro luogo. Dovrebbe essere per la sua salute, diciamo, affettiva, psichica, complessiva, relazionale, starebbe bene portato fuori dalla famiglia di provenienza e per dare possibilità alla famiglia di provenienza di aggiustarsi, no? Mi viene da dire così. Ma non è che decidono in autonomia i servizi sociali, chi è che lo decide? Questo infatti è quello che dice sempre il servizio, dice ma io poi alla fine sto passando tramite un tribunale, il tribunale che mi convalida, e il problema è che il tribunale, per esperienza comune di tutti noi avvocati che frequentiamo il tribunale per i minorenni, in realtà convalida l'operato degli servizi, cioè non è che mette in discussione tutta l'opera del servizio. Il servizio è in piena fiducia assoluta, viene preso per oro colato dal tribunale. Chiunque che frequenta i tribunali per i minorenni lo potrà dire. Qual è quindi il tema? Non si può lasciare la responsabilità ai servizi e il tribunale deve convalidare un qualche cosa di già confezionato, perché purtroppo in quel momento la famiglia che si trova a volersi difendere non ci riesce. Io parlo da avvocato difensore, ovviamente. Certo. Come fa a difendersi la famiglia? Si trova già tutto quanto confezionato e riuscire a provare il contrario è praticamente impossibile, a meno che tu faccia delle querele di falso. Quindi il tema vero, a mio avviso, è riformare anche questa procedura, che è obsoleta, assolutamente non garantista, viola l'articolo 111 della Costituzione, del diritto alla difesa, da subito, nel momento in cui c'è una segnalazione, con tutti i crismi di garanzia e di assoluta celerità, perché anche i tempi sono importanti, devi dare la possibilità al bambino di essere messo in protezione e alla famiglia di essere in una situazione di legittima difesa, dove tu puoi andare in maniera legittima, come parità tra le parti, col tuo avvocato, il tuo consulente, e puoi esporre una realtà diversa rispetto a quella dei servizi, che a quel punto li trovi come il pubblico ministero in una pubblica accusa. In una pubblica accusa. Quindi, diciamo, oltre al Tribunale dei Minori, può esserci anche l'attivazione del Tribunale Ordinario. Sì, sono competenze diverse. Sono competenze diverse, però leggevo proprio oggi su Avvenire che si è occupato in modo sistematico, sì, in queste, sì, settimane di questa vicenda, che una procura come quella di Reggio Emilia, preoccupata per la sorte di bambini ingiustamente sottratti alle famiglie e servizi sociali, avrebbe fatto la segnalazione al tribunale, e lì nasce la diatriba, tanto è vero. Si sarebbe accorta, non avrebbe fatto la segnalazione al Tribunale dei Minori, questo che nel frattempo aveva già deciso a maggio. Questo dice il Tribunale per i Minori, invece la Procura dice non è vero perché io ti mandavo dei fax, sei tu che non l'hai letti. Quindi il Tribunale dei Minori aveva già deciso di restituire 4 bambini alle famiglie di provenienza, mentre intanto la Procura andava avanti con questa sua indagine questi, diciamo, prelievi illegittimi. Ho visto quindi l'ultimo intervento del Procuratore Generale, sta intervenendo sull'argomento il Procuratore Generale della Corte d'Appello De Francisci, quindi credo che ci sia molta confusione anche sulle problema. Notizie, c'è un problema anche di competenza e di come si sono accavallate le notizie. Anche di coordinamento, dei vari livelli del sistema giudiziario. Parrebbe, ecco. Sì. Allora, con la Jacopo, articolo 403 del Codice Civile. Sì, intanto appunto questo breve scambio dimostra come il problema sia il funzionamento delle istituzioni e non il tema della tutela dei bambini, ma la farraginosità del sistema
E io sono d'accordo con l'avvocata Micai sulla lentezza. Io molte volte scherzando dico che il problema dei minori è che diventano maggiorenni. Il tempo passa veloce per i minori, quindi la lentezza della giustizia, se è sempre un qualcosa di negativo per i minori, diventa un qualcosa di aberrante, la lentezza. Il 403 mi viene da fare una battuta, sì. Nel senso che se fatto leggere a... è vero che è stato scritto nel 42, perché il codice civile è del 42, quindi è epoca fascista, secondo me il Pillone, considerando il suo disegno di legge, laddove lui immagina che la famiglia sia un'isola che viene appena lambita dal diritto, dove tutto si autocompensa dentro la famiglia, immagino che lo veda come comunista quell'articolo 403. E quindi adesso questa è una battuta probabilmente, sì. Però sicuramente è lo strumento. Sì, che non conosce la storia. Ecco. Se è così. No, è per dire i contenuti. Sì. L'articolo 403 è un articolo molto importante. Ad esempio, come famiglie affidatarie, noi abbiamo ritenuto anche di fare un percorso anche insieme ai servizi a suo tempo, già molti anni fa, che è quello di sensibilizzazione delle agenzie che si occupano di minori, sì. Quindi ad esempio le scuole. Noi, se noi andiamo a vedere nel 2017 sempre i dati, ci riportano che le segnalazioni sono state fatte dalle forze dell'ordine, dalla scuola, dall'ospedale, dai servizi sanitari, quindi cioè fondamentalmente dalle varie agenzie che si occupano, che in qualche modo hanno a che fare con i minori. Quindi laddove ci sono queste segnalazioni è giusto che i servizi intervengano tempestivamente. Poi è chiaro che vanno tutelati, come diceva prima l'avvocata, tutto il diritto dei genitori naturali di poter esercitare, di essere ascoltati, di poter esercitare il proprio diritto e di poter spiegare, perché è chiaro che di fronte a un qualcosa che appare in un certo modo va fatta l'indagine in modo approfondita. Però la tempestività è un elemento fondamentale, perché un problema spesso che viene, è che quando non è tempestivo l'intervento, cioè perché non c'è nessuno che se ne accorge, laddove non c'è questa sensibilizzazione, per cui il minore rimane in una situazione di stato di abbandono e di incuria per troppo tempo e diventa grande, adolescente in quel modo lì, certo. È chiaro che gli interventi per il minore diventano sempre molto più difficili, certo. Quindi più sono tempestivi gli interventi, certo. E più è facile, certo. L'intervento sia nei confronti del minore ma anche nei confronti dei genitori naturali, ecco. Questo è chiaro che la giustizia deve essere più veloce, più puntuale nel rispettare i diritti dei singoli attori che nell'ambito di un contraddittorio. Quindi la riforma, diciamo, di questo sistema complessivo dell'affido, certo. È assolutamente urgente. Più che l'affido, chiedo scusa, più che l'affido è delle procedure giudiziarie, delle procedure, non tanto dell'affido in sé, ma delle procedure proprio, cioè di come avviene il contraddittorio, come avviene l'ascolto. Allora, l'avvocata diceva il contraddittorio, dare alla famiglia la possibilità, certo, di far valere le proprie ragioni, certo, quando appunto non c'è un allontanamento consensuale, certo. Del minore, oppure quando l'allontanamento apparentemente consensuale poi magari viene invece, certo. Riveduto e corretto da istanze dei genitori. Ma anche nel momento in cui si decide in modo drastico l'interruzione dei rapporti, cioè l'interruzione dei rapporti può essere nel breve termine perché c'è un atto di urgenza, ma questa urgenza non può durare un tempo eccessivo, certo. No? Dopo diventa un dramma. C'è un altro problema a questo punto, soprattutto quando, diciamo, il casus belli della vicenda è maltrattamenti, abusi, eccetera. E il tema che ha fatto tanto scalpore, ecco, in questa vicenda e in quella di 20 anni fa, che lei conosce bene, è come dimostrare, come far raccontare ai bambini di essere vittime, certo. Di violenze e di quali violenze. Ma anche lì c'è il sistema. Perché in questo sistema la parola è fondamentale, sì. E l'immagine accanto ad essa, cioè i bambini si esprimono a modo loro, con un loro linguaggio, ma sostanzialmente esiste un dialogo fra psicologi o figure incaricate, diciamo, di conoscere la realtà di sofferenza, se c'è, vissuta dai bambini, attraverso, diciamo, le parole e le immagini, e l'uso che si fa di questi racconti. Ecco, questo, diciamo, è l'elemento
più, che ha creato più scalpore, più indignazione, anche, diciamo, probabilmente in un modo sui social che ha finito per creare una gran confusione. Beh, cioè, come al solito, alla caccia, diciamo, dalla creazione dell'orco alla caccia alle streghe. Vorrei ricordare a tutti un'altra carta, la carta di Notto. La carta di Notto è fondamentale per chi opera in questo settore. Non è legge, è un protocollo, e quindi come tale, a mio avviso, deve avere... Poi la chiameremo carta di Venezia, la chiameremo carta di Bruxelles, la chiameremo come vogliamo, ma deve essere un ambito di confronto tra le diverse scienze e deve essere a livello accademico. Quindi arrivare ad avere codificato qual è il sistema univoco, possibilmente perfetto, anche se di perfetto non c'è niente nella vita, più vicino così alla quasi perfezione, più attendibile, affinché il minore non possa essere indotto, non possa essere plagiato. Sì. Dicono che serve la video-audio-registrazione, questo lo dice anche la Corte di Cassazione, la video-audio-registrazione di ogni colloquio da subito. Appena hai un sentore che ci possa essere questo problema della famiglia, problema sul minore, va video-audio-registrato ogni colloquio e devi tendere a non influenzare col tuo vissuto, col tuo ricordo, con la tua anche preconcetto, perché possono esserci anche dei preconcetti, o perché qualcuno è negazionista o perché altro è colpevolista, nell'interrogare il minore. Così facendo dovrebbe essere di molto ridotto il falso ricordo, il falso abuso, i falsi positivi dovrebbero ridursi. Ecco, la carta di Notto contiene anche delle indicazioni circa la metodologia. Sì, sono tutti i metodi che gli scienziati hanno deciso che possono essere condivisi. Mentre ma abbiamo invece, copiato. Sì, oggi in Italia, ecco, per esempio nel caso di Bibbiano, c'è un centro che viene, come dire, colpevolizzato, è stato anche messo agli arresti. Il metodo di Hansel e Gretel, questo metodo di Hansel e Gretel che in Italia stanno seguendo in moltissimi dagli anni 90, quindi è per quello che viene colpevolizzato un sistema, perché quel metodo era diventato uno dei metodi più importanti in Italia anche per l'insegnamento sul disvelamento, quindi se l'insegnante va... Se la persona che fa catechismo va a questi corsi dove ti insegnano come devi trovare il presunto bambino maltrattato con un colore scuro, con un bambino che ha questi atteggiamenti, e poi riusciamo a capire che invece quel metodo oggi è indagato dalla procura di Bibbiano, c'è scalpore e le persone ovviamente sono spaventate. Certo. Cioè, quindi un bambino può essere indotto, come dire, a testimonianze del suo vissuto personale che non hanno nessun fondamento. No. Questo si è già verificato in altri casi, anche a livello giudiziario. Ma anche a livello internazionale, il caso McMartin, l'asilo maledetto, per quello che dicevo viene dagli Stati Uniti, è un caso di moltissimi anni fa, degli anni 70, ce ne sono stati tantissimi anche in Francia, il caso Ducro. Ecco, nel tribunale questa audio-video registrazione dovrebbe avvenire in una saletta apposita dei vari tribunali? Ma quella esiste già, quello è l'incidente probatorio, ci sono già le video audio registrazioni, ma quello è l'incidente probatorio, cioè quando il bambino va alla dichiarazione di fronte al giudice, ma quel momento ha tanti momenti preparatori che possono avvenire nelle sedi più diverse, quella del centro. E anche più nascoste, perché anche potrei più spingere il genitore, io ho visto dei processi dove spingevano il genitore affidatario a far confessare il bambino. Assolutamente deprecabile, non può un genitore affidatario avere le competenze. In questa inchiesta, da quello che trapela dai media, ne abbiamo lette di tutti i colori, così come allora, 20 anni fa, sui diavoli della bassa. Chiedo a Francesco Colaia, che cosa è che lo ha, non voglio dire scandalizzato, perché lei è una persona, come dire, che non si scandalizza facilmente, ma che cos'è che lo offende di più in questa vicenda e... come crede di dovere tutelare il ruolo delle famiglie affidatarie? Ma in realtà che cosa è che l'offende, che le dà più fastidio? Insomma? Sì, è il fatto che a Bibbiano si tratta di fatti delinquenziali, puri e semplici. Io ho fatto molte volte, ad alcuni l'esempio,
dello scandalo in Lombardia di quell'ospedale, mi pare che si chiamasse Santa Rita, dove uno entrava con un appendicite e gli toglievano un polmone. Sì. Ecco, nessuno ha messo in dubbio la chirurgia, ha messo in dubbio il fatto che si deve intervenire chirurgicamente quando c'è un certo tipo di patologia. Ecco lì, se sono veri quei fatti che vengono denunciati, sono dei criminali, punto, sono dei criminali. Le famiglie affidatarie in tutta quella fase là, anche se, se dovesse essere successo, come diceva prima l'avvocata, che una famiglia affidataria è stata coinvolta nel momento in cui il bambino doveva testimoniare, sono tutte fasi in cui la famiglia affidataria non ci deve entrare. La famiglia affidataria interviene solo nel momento in cui un bambino, il giudice o chi per lui ha svolto un percorso, ha deciso di allontanare un bambino e decide che per quel bambino per una settimana, un mese, tre mesi, due anni c'è bisogno di una famiglia che gli dia affetto e cura. Punto. Può accadere che, diciamo, dopo un po' di tempo... Dopo le dico pure cosa mi ha dato fastidio. Ecco, sì, sì, certo, ma era su questo che volevo adesso una precisazione in più. Può accadere che una volta, diciamo, affidato ad un nucleo familiare un bambino, dopo un po' il nucleo familiare affidatario dica no, non è il caso, cioè le cose non vadano subito bene? E quindi che cosa succede in quel caso lì se avviene? Dovrebbe esserci la vigilanza dei servizi che dovrebbero avere dei rapporti abbastanza regolari con la famiglia affidataria e col minore, per cui dall'incontro con la famiglia affidataria e dall'incontro col bambino dovrebbe rendersi conto se, anche sentendo anche la scuola, se quel bambino sta vivendo un rapporto sano con la famiglia affidataria oppure se c'è qualche problema. Quindi intervenire sia a correggere eventualmente la famiglia affidataria che si trova a che fare con un bambino che ha un vissuto molto problematico e diffuso e difficile, per cui la famiglia affidataria, io ci tengo a ripeterlo, mette in gioco tutta la sua famiglia, i propri figli naturali, i nonni, gli zii, tutto il mondo della propria famiglia, ed è molto complesso. Però i servizi sociali hanno il dovere, non è un'opzione, è il dovere di vigilare e rendersi conto nel più breve tempo possibile se quel bambino in quella famiglia sta vivendo un rapporto sereno, sta recuperando oppure no. La cosa che mi dicevo, che lei me l'ha detto, e io devo dire che mi ha dato fastidio, è che le famiglie affidatarie vengono invitate a fare questi percorsi, ci sono percorsi di sensibilizzazione, e siccome è molto complesso e molto difficile, non sono così tante le famiglie affidatarie, ce ne sono di meno rispetto a quanti ce ne dovrebbero essere. E le famiglie affidatarie non sanno neanche che c'è un rimborso, lo vengono a scoprire nel momento in cui decidono di farlo. È un rimborso, lo diciamo, 560 euro al mese, che è omnia comprensivo. Il puntare in maniera così becero sull'agio e sul fatto che le famiglie lucrano sugli affidi è un qualcosa che offende. Io, le famiglie affidatarie non ci tengono, si dispiacciono quando gli vengono in maniera mielento detto quanto siete bravi, quanto, perché non hanno nessun interesse a sentirsi dire che sono bravi, ma dà molto fastidio pensare che qualcuno possa pensare che lo facciano per interesse economico. In realtà nell'inchiesta di Bibiano non c'è tanto l'interesse economico, ma sembra che ci siano interessi di natura, non so, psicologica, affettiva, relazionale. In realtà l'ordinanza porta anche questo, nel senso che se ogni ora di psicoterapia dovrebbe costare tra i 60 e i 70 euro, pare, perché è un'indagine in corso, che lì abbiano lucrato anche sull'ora. Pare che ci siano, è per quello che il sindaco ha avuto dei problemi, certo, perché pare che ci fossero 170-180 euro all'ora. Ed è per questo che si parla di business, di un sistema che crea business. Business in cui però in realtà, le famiglie affidatarie direi che sono proprio... Sono vittime, cioè quello che io sto dicendo sulle famiglie affidatarie è che anche le famiglie affidatarie sono vittime. Perché? Perché se è vero, ma è tutto da scoprire, che esiste un business... Dico se è vero perché? Perché fino ad oggi ci sono solo indagini giornalistiche, si sta chiedendo una banca dati nazionale e si sta chiedendo con forza. Per quello l'altro giorno, il 31, il Garante Nazionale ha avuto quel rimprovero pesante in commissione bicamerale. Perché se lei avesse letto e avesse controllato la commissione precedente, quella della
del PD, quello che usciva da Renzi, quella commissione ha lasciato scritto: è urgente iniziare con una banca dati nazionale che tenga conto di quanti bambini fuori famiglia ci sono e di quanto stiamo spendendo per questi bambini. Quindi partiamo da là, 17 gennaio 2018. Siamo quasi alla fine del 2019 e non è stato fatto niente, questo quindi è gravissimo. I segnali d'allarme ce n'erano. Ce n'erano, che non dicano che lo sappiamo da Bibbiano in poi, perché non è vero. Quindi, allora, adesso questo è un primo momento in cui noi abbiamo cercato, grazie alla vostra competenza e disponibilità, di chiarire un po', no, i termini di questa vicenda così complessa. Concludiamo e poi rifaremo altre puntate di questi incontri, di queste nostre conversazioni. Ecco, io vorrei chiedere, allora, che cosa è necessario, secondo l'avvocata Micai, per rimettere, come dire, in carreggiata tutta questa materia che riguarda la tutela dei minori quando la famiglia è in difficoltà, premesso quello che ha detto lei, e cioè che è previsto anche dalla nostra Costituzione, cioè che il primo diritto è che i bambini crescano in famiglia. Certo. Una rifondazione del sistema significa risorse, modifiche normative, formazione compiuta, assolutamente coinvolgimento delle università e delle competenze. Smettiamo di essere autoreferenziali, di invitare nei tavoli solo le associazioni o solo perché è l'ordine degli psicologi o l'ordine degli avvocati o i magistrati. Prendete le persone vere come queste, che possono venirvi a dire quello che vedono tutti i giorni. Le famiglie affidatarie devono essere a questi tavoli. Certo. Le case famiglia dobbiamo assolutamente evitare di implementarle. Implementiamo le famiglie affidatarie e facciamo capire alle persone che le famiglie affidatarie hanno le briciole di queste risorse che vengono destinate, e non è giusto. Certo. Ma è, come dire, negli stadi intermedi, diciamo, di questo modello, ecco, di questo modello che riguarda la tutela dei bambini in difficoltà e nelle famiglie e se stesse in difficoltà, è qui che bisogna intervenire, dando anche alle famiglie di provenienza una maggiore forza, quindi una possibilità di interagire. Ecco. Come concludiamo questa prima conversazione? Io voglio concludere in questo modo, nel senso che io sono d'accordo perché vengano implementate le risorse, non alle famiglie affidatarie, che le famiglie affidatarie non hanno bisogno di risorse in più, ma è il sistema che deve avere più risorse, soprattutto per quanto riguarda il controllo e il seguire gli affidi. Cioè, intorno all'affido ci devono essere competenze sociali e sanitarie, quindi devono essere delle equipe che formate e che devono seguire gli affidi, perché investire nell'affido in tutti i sensi, quindi anche a livello di magistratura, di tribunale minorile, quindi velocizzare, è una provocazione che ho lanciato, ma non è una provocazione ma un qualcosa che mi interessa sul serio, che ho lanciato all'assessora Coletti, è questo: verifichiamo degli affidi degli anni 90, che oggi sono uomini e donne adulte, quante di quegli affidi degli anni 90 oggi sono in carico ai servizi? Cioè, quei bambini sono andati in affido perché venivano da famiglie economicizzate che da generazioni erano in carico. Quindi quanto la società, a livello di capitale umano ma anche economico, ci ha guadagnato in realtà? Quindi investire nella prevenzione e investire in un'azione efficace vuol dire anche risparmiare dopo, quindi non vuol dire sprecare, vuol dire investire in capitale umano, di risorse umane che la società va a acquistare con degli adulti che saranno consapevoli, integrati, che si saranno affermati. Più autonomi, diciamo, che siano usciti dalla loro condizione di disagio. Certo. È così? Comunque chiudiamo con una richiesta che è la sua prima, cioè serve un osservatorio, un organismo di controllo che dia dei dati che non ci sono. Perché come fai a amministrare se non conosci? Come possiamo pensare a una rifondazione, a una riformulazione? Non sai neanche quanti bambini fuori famiglia hai, quanto ti costano, se tornano in famiglia, perché sono usciti e vogliono legiferare, ma cosa vai a legiferare che non conosci? Bene, io mi auguro che qualche cosa, diciamo, un po' più di chiarezza
l'abbiamo fatta grazie proprio ai nostri ospiti, l'avvocata Patrizia Micai e il nostro Francesco Colaiacovo, fondatore dell'associazione Dammi la Mano, consigliere del Partito Democratico in Comune a Ferrara, lo ricordiamo, e perché forse non abbiamo toccato il tema, no, della polemica politica, perché abbiamo ritenuto che sia proprio l'elemento più basso di questo momento, avvocata? Io non trovo che la politica sia bassa, trovo che lo scontro senza un dialogo costruttivo, solo per cavalcare l'onda e avere consenso elettorale e partitico, sia assolutamente da rifiutare. Bene, su questo chiudiamo, concordiamo con quello che ha detto Patrizia Micai. Grazie. Grazie, sì, come sempre, dell'attenzione che ci hai riservato, arrivederci.